Buonasera a tutti. Scusate perché questa è la mia prima volta e sto capendo bene come funziona. Allora, vediamo un attimino. Buonasera, ci sono riuscita, mi sono collegata. Scusate per il ritardo. Ciao Leti. Allora, aspetto un attimino che ci siano più persone collegate e poi iniziamo subito. Buonasera Luana, buonasera Federica, buonasera a tutti. Allora, io sto capendo piano piano come funziona anche la diretta perché è la prima volta che la faccio e quindi scusatemi se questa sera sbaglierò qualcosa, se perderò qualche commento e cercherò di fare il possibile. Si sente bene, si vede bene. Ditemi se è tutto ok. Buonasera Gaetano. Allora, eccoci qua. Siamo già 28 e direi che possiamo iniziare visto che sono anche in ritardo e dovevo iniziare alle 20:30. Allora, io mi presento, per chi non mi conoscesse, mi chiamo Irene, studio erboristeria da 7-8 anni, lavoro in un'erboristeria dagli stessi anni e sono una studentessa del corso di erboristeria a scienze erboristiche all'Università La Sapienza di Roma. Allora, Gaetano e tutti, diciamo, i membri di questo gruppo mi hanno dato la possibilità di incontrarci una volta al mese qui su Bridge of Light e parleremo insieme di tutti i rimedi erboristici, quindi tutti i rimedi che possono esserci d'aiuto e d'accompagnamento durante l'anno. Ho scelto di seguire principalmente l'andamento delle stagioni e quindi di seguire un po' quello che sono i bisogni durante l'anno. Naturalmente ognuno di noi avrà le proprie necessità, i propri bisogni e ognuno di noi sa quali sono diciamo le necessità del proprio corpo. Quindi magari le necessità che ho io durante l'autunno e durante l'inverno non sono le stesse di altre persone. In linea generale spero di toccare un po' tutti gli aspetti. Naturalmente però vi invito, e questo ve lo chiedo un po' per tutte le dirette che faremo insieme, che se ci sono degli argomenti che in particolare scusate che ogni tanto mi arrivano delle notifiche. Ecco qua. Allora, se ci sono degli argomenti che in particolare vi interessano e che magari io non ho messo nel mio calendario, voi scrivetemi tranquillamente o tra i commenti che magari più tardi leggo più tranquillamente, oppure mandatemi un messaggio in privato su Facebook, così che se è un argomento di cui io penso di poter parlare e di cui, diciamo, un argomento su cui sono preparata, ne parliamo molto volentieri nel corso dell'anno. Come vi ho detto, ci vedremo più o meno una volta al mese, quasi sempre la domenica, e spero che passeremo un'ora piacevole insieme. L'argomento che ho pensato di affrontare insieme questa sera è il cambio di stagione,
Quindi stiamo passando da una stagione che è l'estate, un po' amata da tutti, non da tutti tutti, e con molto caldo, giornate che passiamo al mare, rilassanti, diciamo è anche la stagione più amata perché nella nostra tradizione, ad esempio le ferie, quindi il momento di riposo viene dato proprio durante l'estate, e adesso invece siamo nella stagione di passaggio, l'autunno è un po' la stagione che ci accompagna verso l'inverno. Considerate che va fatta però una distinzione nell'autunno meteorologico e nell'autunno astronomico. Questo perché, ma ve lo dico così giusto per, appunto, per conoscenza. Allora, l'equinozio d'autunno, equinozium intanto vuol dire stessa durata della notte. E quindi vedremo proprio che in questa stagione avremo più o meno 12 ore di giorno e 12 ore di notte, quindi 12 ore di luce e 12 di buio. Questo comporterà vari cambiamenti nel nostro corpo che infatti più avanti vedremo insieme. E a livello astronomico quello che succede è che c'è proprio l'allineamento tra Terra e Sole. È proprio per questo che avremo la stessa durata di giorno e di luce, a differenza invece dell'estate in cui le giornate erano molto più lunghe. Questo a livello astronomico quest'anno più o meno avrà inizio intorno al 23 settembre. E quindi le giornate si accorceranno sempre di più e noteremo quindi che il buio sarà sempre più tra noi. Ma c'è da dire che secondo me questa stagione ha un po' un fascino particolare, i colori che crea, anche a livello simbolico, possiamo vedere come gli alberi rilasciano i frutti maturi. Le foglie diventano di queste sfumature particolari che cadono e quindi un po' tutti rimaniamo incantati da questo. Gli animali iniziano a scavare le proprie tane che poi serviranno per l'inverno, quindi l'autunno è proprio vista come una stagione d'accompagnamento. Infatti quello che vi dicevo prima, la differenza fondamentale tra l'autunno astronomico e quello meteorologico è che l'autunno astronomico segue proprio le stelle, mentre quello meteorologico segue un po' più le temperature, quello che ci circonda, e quindi potremmo dire che l'autunno meteorologico è proprio quello che comprende settembre, ottobre, novembre e una data indicativa è quella del 1º settembre. Queste sono le due distinzioni principali. Sicuramente diciamo comunque nel mese di settembre notiamo tutti quei cambiamenti che dicevamo prima e questi sono tutti i cambiamenti che anche il nostro organismo percepisce. Quindi, tutto diciamo, il cambiamento di luce, il cambiamento dei suoni, le nostre abitudini, resteremo molto di più in posti chiusi piuttosto che aperti con lo scendere delle temperature e quindi questo comporterà un cambiamento proprio a livello di sistemi. I primi a risentirne sicuramente sono il sistema nervoso, il sistema endocrino, il sistema metabolico e soprattutto il sistema immunitario, ma vedremo che questi quattro sono tutti collegati tra di loro. Come vi dicevo, se ci iniziamo a guardare intorno, l'autunno è proprio la stagione in cui gli animali iniziano a creare la casa per poi quando arriverà l'inverno. E questo è un po' quello che dobbiamo fare proprio noi in questa stagione, quindi prendere questa occasione per raccogliere un po' le idee. I nostri idee, i nostri progetti, decidere i nostri sani confini naturalmente, sia a livello emotivo, emozionale, ma anche a livello fisiologico, quindi vedremo come rinforzare le difese immunitarie. È un po' quello che facciamo nel nostro cambio di stagione, nel nostro armadio, quindi togliamo le cose vecchie, rinfreschiamo un po' le idee, risistemiamo un po' tutto e poi facciamo di nuovo ordine. Naturalmente il cambio di stagione è faticoso e se ogni tanto ci arrivano degli aiuti, male non fa. E questo è un po' quello che le piante fanno, perché diciamo che la fitoterapia, l'erboristeria ci deve essere di sostegno, non deve andare a sostituire nessun farmaco, questo ci terrò sempre a dirvelo. Non dobbiamo sperare nei rimedi erboristici o fitoterapici, diciamo, non dobbiamo sperare nella cura miracolosa, assolutamente, ma usati nel modo giusto e con criterio possono fare un buon lavoro di prevenzione. Quindi, considerando che abbiamo detto che il cambio di stagione manda un po' tutto in tilt, questo cambiamento repentino, dobbiamo sicuramente sostenere il nostro corpo.
E su questo tengo a precisare una mia visione, ovvero che secondo me una buona prevenzione stagionale viene fatta se prendiamo in considerazione tre punti principali. Il primo punto è la nostra resistenza allo stress. Su questo ci tengo veramente tanto, perché spesso pensiamo che una fonte di stress può essere solamente non so, un ambito lavorativo difficile, la famiglia che deve essere portata avanti. In realtà non stiamo qui a constatare cioè cosa vi stressa, ma quella cosa come vi stressa, che è completamente diverso. Quindi posso stressarmi anche se passo tutte le giornate sulla poltrona del mio balcone a prendere del sole e a leggere un libro, e posso comunque sentirmi agitato e stressato. Quindi non è ciò che facciamo, ma è come lo recepiamo. E su questo le piante sono veramente un ottimo aiuto, perché esiste una categoria di piante chiamate piante tonico-adattogene, proprio perché aiutano il nostro corpo ad adattarsi alle fasi di stress, che sono un validissimo aiuto. Per esempio, a noi, non so, in negozio succede spessissimo di ricevere delle persone, soprattutto a settembre, che nonostante abbiano fatto delle buone ferie, siano state bene, arrivano completamente scariche. Quindi si sentono stanchi, si sentono senza forze, lamentano tantissimo di avere scarsa concentrazione, la mente poco lucida. Ed è in questo caso, per esempio, che si utilizza una pianta come la bacopa. Considerate che la bacopa è una specie erbacea indiana, e è una pianta che ama le zone umide, ama le zone paludose, calde, e gli indiani la danno in omaggio al dio Brahma, proprio perché la reputano una pianta sacra. E in sanscrito, infatti, questa pianta, che noi chiamiamo bacopa, viene chiamata Brahmi. È una di quelle piante che si dà proprio per la memoria, per l'intelletto, per la concentrazione, per quando si sente che la mente è poco lucida. Ad esempio, è una pianta che utilizzo tantissimo quando preparo gli esami all'università, perché sento proprio la differenza quando la utilizzo quotidianamente. Io sono una di quelle persone che torna a settembre completamente con le batterie scariche, e quando devo preparare gli esami, ecco, a settembre dovevo preparare degli esami che erano un po' indietro. Ho utilizzato tantissimo queste piante perché si sente proprio la differenza. Tant'è che la bacopa è una di quelle piante che in tantissimi studi, soprattutto in uno studio recente, hanno visto che prendendo un gruppo di ragazzi che vanno dai 6 ai 14 anni e somministrandogli un integratore di bacopa quotidianamente, naturalmente un certo quantitativo in estratto secco, dopo 14 giorni di trattamento, questo più a livello scientifico, si è visto come questi ragazzi avessero migliorato le funzioni intellettive, avessero velocizzato l'esecuzione dei compiti, e soprattutto i genitori hanno notato la diminuzione dell'iperattività giornaliera, e i ragazzi hanno raccontato di come hanno dormito meglio. Quindi ecco, la bacopa viene proprio considerata una pianta eccezionale in questi casi. E soprattutto io la utilizzo tantissimo con i clienti in erboristeria quando mi dicono di non sentirsi centrati. Quindi sicuramente abbiamo tantissimi rimedi, soprattutto nel mondo olistico, sulla centratura, quindi c'è la meditazione, il reiki, sono tante le cose che possiamo fare, la respirazione che è fondamentale, ma la bacopa come pianta va proprio a lavorare lì dove sento scarsa concentrazione dovuta a un'inquietudine profonda in cui si altera il battito cardiaco, i pensieri vanno velocemente nella testa, il sonno ne risente, e quindi va proprio a centrare, va proprio a regolarizzare tutto il ritmo del respiro. Un'altra pianta che potremmo utilizzare sempre nel caso di stanchezza, sia fisica che mentale, è la rhodiola. La rhodiola è un cespuglietto che vive sulle montagne siberiane, quindi in dei climi rigidissimi, e devo dire che questo secondo me già ci dice tanto di questa pianta. Voi considerate sempre che la fisionomica delle piante
Non dico al 100%, ma quasi sempre guardando il comportamento di una pianta capiamo quali possono essere le sue proprietà. E infatti la rhodiola già nei testi tibetani nel 300 a.C. veniva raccontata come un rimedio eccezionale per rinvigorire i pensieri per la mente, per il cervello e veniva soprattutto ricordata, tant'è che in latino si chiama rhodiola rosea, perché quando si tagliava rilasciava questo profumo stupendo di rosa. Allora, si utilizza, come vi dicevo, tantissimo per la stanchezza fisica, la stanchezza mentale. Secondo me la cosa bella di questa pianta è che veniva già utilizzata appunto dagli sciamani tibetani, mongoli e adesso la comunità scientifica ha provato tutti gli usi che ne facevano queste persone che in realtà non avevano le nostre conoscenze scientifiche. Un'altra pianta, e poi smetto con le piante tonico-adattogene perché in realtà ne potremmo parlare per giorni interi, è la guitania. La guitania è una pianta che mi piace, in realtà vi sto dicendo che mi piacciono tutte, ma perché è così, però è una pianta che la guitania sonnifera è il nome in latino e nella medicina ayurvedica viene chiamata shvaganda. È una pianta che si utilizza molto bene su tutto il benessere femminile, anche su quella stanchezza molto femminile, quindi molto mentale, e soprattutto quando le donne si sentono così stanche che anche la libido ne risente. Inoltre è una di quelle poche piante tonico-adattogene che lavorano molto bene sia sull'aspetto stanchezza, ma anche tanto sull'aspetto di tensione, calma, agitazione, quindi ci viene molto in aiuto. Allora, diciamo quindi che così abbiamo un po' chiuso il primo punto. Abbiamo detto che il primo punto della nostra prevenzione stagionale sicuramente è notare come resistiamo allo stress. E nel caso in cui notiamo che la nostra resistenza allo stress, perché ci può stare, viviamo una vita molto stressante, un po' tutti noi, non vada per il meglio, ci sono queste piante, come vi dicevo anche molte di più, che possono un po' sostenerci. Naturalmente, se adesso io dico dei nomi, spesso le chiamo con il nostro nome, passatemi il termine, occidentale, e ogni tanto le chiamo con il nome in latino. Se c'è qualche pianta che non vi è chiara o che magari dico troppo velocemente o me la richiedete o anche come vi dicevo prima mi scrivete in privato vi rispondo molto volentieri. Capisco che sentire tutti questi nomi magari per la prima volta può mettere difficoltà. Il secondo punto, però, passiamo a questo, per la nostra prevenzione è sicuramente il benessere intestinale. Considerate che il nostro sistema immunitario è molto organizzato, ha delle cellule specializzate, ma quello che ci tengo a dirvi è che tutto dipende, e qua veramente tutto dipende dalla flora batterica intestinale. Quindi se il nostro intestino è sano, il nostro sistema immunitario avrà grandi possibilità di funzionare al meglio. Se il nostro intestino ha dei problemini come gonfiore, fermentazione, oppure non c'è un'evacuazione soddisfacente, siamo stitici, c'è spossatezza, spesso questo può essere causa di un cattivo funzionamento del sistema immunitario. Non so se vi vengono in mente le nonne, qualche anno fa, non so se c'è ancora qualche nonna che dà questo rimedio, che ai primi malanni di stagione, piuttosto che andare subito sul sintomo, quindi andare a lavorare sul raffreddore, sul mal di gola, sulla tosse, il primo consiglio che davano era la pulizia intestinale. Magari lo facevano con delle purghe, con delle tisane molto forti. In una chiave più moderna potremmo dire che possiamo consigliare dei fermenti lattici, magari specifici proprio per l'evacuazione, sì, per la depurazione e quindi per un'evacuazione migliore. E dei blandi lassativi, perché poi non serve proprio un'azione lassativa infiammatoria. Considerate che tutte le piante che sono molto lassative sono così lassative perché contengono delle sostanze che si chiamano antrachinoni. Sono i principi attivi, per esempio, della senna, una delle piante più conosciute per le
per l'intestino, è come l'assativo. Ma l'antrachinone, per mandarci al bagno, esercita comunque un'azione irritante sull'intestino. Quindi, quando dobbiamo fare una pulizia intestinale, che ci serve semplicemente per fare un reset dell'intestino, in quel caso ci basta un blando lassativo come un tarassaco, un ficus radichette e dei fermenti lattici specifici. Mi vengono in mente i più conosciuti, ad esempio i Bacillus coagulans, i Lactobacillus acidophilus, il Rhamnosus. So che sembrano nomi spaventosi, ma in realtà sono i nomi dei fermenti lattici che potremmo utilizzare in questa occasione. Questo perché quando facciamo delle cure di fermenti, non dobbiamo pensare che tutti i fermenti sono uguali. In realtà ogni famiglia ha la sua specializzazione. Magari negli incontri più avanti, se vi va, possiamo anche affrontare questo discorso. E quindi appunto capire quali scegliere, come sceglierli, anche se in linea generale vi dico affidatevi a tutti i professionisti del settore, quindi in erboristeria, farmacia, parafarmacia, più o meno spiegate il vostro problema e si spera che vi danno sicuramente dei rimedi giusti. Allora, e quindi questo era il nostro secondo punto. Abbiamo visto le piante che ci aiutano per la resistenza allo stress, i fermenti e le piante come il tarassaco, il ficus radichette che possiamo utilizzare per pulire l'intestino, che è proprio l'origine del nostro sistema immunitario. Inevitabilmente però in questa stagione staremo molto di più nei posti chiusi, i ragazzi torneranno a scuola, all'università. Magari c'è chi lavora in ufficio, sono pochi i lavori che si fanno all'aria aperta. E quindi ecco che posti chiusi, l'umidità aumenta, il freddo aumenta, virus e batteri faranno la grande festa. Quindi raffreddori, sinusiti, laringiti, faringiti, chi più ne ha più ne metta, avranno il via in questa stagione. E naturalmente le prime che ne faranno le spese di questi attacchi saranno le vie respiratorie. Il motivo è semplice. Le prime, diciamo, sono proprio le prime vie che hanno il primo contatto con l'ospite inatteso. E quindi naso, bocca, gola, considerate che poi è tutto collegato, quindi si va direttamente nei bronchi, nei polmoni. E la mucosa in realtà è ben organizzata perché c'è una parte del sistema immunitario che si occupa proprio di tutte le mucose del nostro corpo e quindi della protezione di queste. Sono le prime proprio che vanno a filtrare, pensiamo al naso, pensiamo alla bocca, ma ci sono delle circostanze in cui se siamo stressati, e quindi torniamo un po' al discorso di prima, se abbiamo l'intestino che non va così bene e quindi magari tutto il nostro stomaco, tutto il nostro intestino, tutto l'apparato gastrointestinale non funziona al meglio, queste difese possono un po' abbassarsi. Un altro aspetto fondamentale è l'inquinamento. L'inquinamento sulle mucose fa dei danni micidiali e soprattutto d'inverno, quando poi iniziamo di nuovo ad accendere i riscaldamenti, c'è più traffico nelle città, inevitabilmente abbiamo poi delle conseguenze. Sappiamo che i principali sintomi sono a causa di o infezioni batteriche o infezioni virali. Questo naturalmente poco ci importa a parte su alcune indicazioni, perché poi in realtà le piante che andremo a utilizzare sono sempre più o meno le stesse. Allora, iniziamo sicuramente con una pianta che io non conosco da tantissimo tempo, ma che ho conosciuto grazie ad un'informatrice dell'ambito erboristico che ci ha portato proprio il campione di questa tintura madre, sarebbe la tintura madre di Marrubio. Non la conoscevo, ogni volta che poi vedo una pianta nuova inizio a studiarla perché mi piace. E considerate che il Marrubio è una pianta erbacea diffusa principalmente nell'Europa del Sud, ha dei fiori bianchi e le leggende dicono che sia molto amata da tutti gli elfi e dalle fate dei boschi. E ha però un sapore amarissimo e anche l'odore è molto sgradevole, ma già Paracelso e l'abate Kneipp lo utilizzavano per fluidificare il catarro, per
tutte le affezioni diciamo, della parte alta dell'apparato respiratorio. Lo utilizzavano tantissimo per le bronchiti, per l'asma, e soprattutto si sono viste anche le situazioni sulle secrezioni sia gastriche che biliari, quindi anche nella depurazione è un toccasana. E tutti gli usi che ne facevano, scusate se lo dico milioni di volte, ma sono stati confermati dalla scienza. Un'altra pianta, sempre che ho conosciuto da pochissimo tempo, ma questa perché anche nell'ambito erboristico, più o meno in negozio, non l'avevo vista utilizzata tantissime volte, è l'Andrographis. L'Andrographis paniculata è una pianta che gli indiani chiamano il re degli amari. Serve per alleviare tutti i sintomi influenzali che colpiscono le vie respiratorie e le vie intestinali, quindi anche quando l'influenza si presenta con dissenteria o con spossatezza. E la ricerca ne ha confermato le sue attività sia immunostimolanti, antinfiammatorie e antibatteriche ad ampio spettro. La particolarità di questa pianta, che mi piace tantissimo, perché l'Andrographis viene utilizzata, la utilizziamo tantissimo sia per le difese immunitarie, quindi nell'acuto, ma anche per un po' quello che dicevamo prima, quindi la rigenerazione di mente e corpo. Lavora benissimo come tonico, quindi ecco, con una pianta potremmo un po' prendere i due aspetti. Sicuramente uno dei sintomi forse più fastidiosi che diciamo che abbiamo in questo periodo è il naso chiuso. Il naso chiuso è uno di quei sintomi che vengono tutti in negozio e mi dicono: guarda, preferirei avere uno di quei febbroni a 39 piuttosto che avere il naso chiuso. Perché? Perché il naso chiuso ci dà quell'effetto di orecchie ovattate, non sentiamo bene i suoni, la nostra voce è più bassa, non sentiamo bene gli odori, socialmente ci sentiamo proprio fatti da parte, ci causa tantissimo mal di testa e su questo va fatto distinzione, ed è un po' quello che vi anticipavo prima, sul differente tipo di naso chiuso, nel senso, potremmo avere un naso chiuso colante, quindi con un muco proprio fluido. In quel caso il rimedio che utilizzerei è il gemmo derivato di betula verrucosa. Mentre se abbiamo un naso colante, un po' come il primo, ma che dopo un po' va a cronicizzare, quindi il muco diventa un po' più purulento, magari anche grazie al medico capiamo che c'è una situazione batterica un po' fuori controllo. Quello che potremmo associare poi alla terapia farmacologica è sicuramente il rimedio che si chiama Alnus glutinosa. È sempre un gemmo derivato, come la betula verrucosa. I gemmo derivati sono praticamente sono delle preparazioni erboristiche in cui si utilizzano le gemme o i giovani tessuti delle piante e vengono messi in macerazione in acqua, alcol e glicerina. E devo dire che la gemmoterapia è una delle branche dell'erboristeria ancora poco studiate, ma che ci dà sempre degli effetti ottimi. Quindi ci studiamo principalmente su degli studi piuttosto magari antichi, anche se adesso la ricerca scientifica sta andando molto avanti, e si nota proprio come questi giovani tessuti abbiano una potenza a livello fisiologico molto forte, addirittura a volte anche molto più di un principio attivo isolato o di un concentrato molto forte di una pianta. Come vi dicevo, quindi, naso chiuso, fluido e muco fluido, utilizzeremo la betula verrucosa. Nel caso in cui sia cronico, con questo muco un po' purulento, utilizziamo l'Alnus glutinosa. L'Alnus glutinosa inoltre va considerata anche un po' per tutte quelle che sono le affezioni della parte alta del corpo e soprattutto tutte le affezioni però che riguardano l'umidità e il freddo. Questo l'ho imparato diciamo, in un corso di medicina tradizionale mediterranea in cui l'Alnus glutinosa veniva vista proprio come il principe dell'acqua. Quindi va
va proprio a gestire i fluidi nel corpo. E quando abbiamo quelle affezioni che riguardano quindi catarro, sinusiti, tutto quello che è della parte alta, cefalee ricorrenti, l'annus gluteosa la maggior parte delle volte può essere molto risolutiva. Un'altra pianta che sicuramente conoscerete, perché ormai TV, farmacie, erboristerie ne parlano, è l'echinacea. L'echinacea si utilizza principalmente per la sua azione antimicrobica, è un fiore stupendo, non so se l'avete mai visto, ha questo fiore rosa e si utilizza proprio per rinforzare tutto l'albero respiratorio. Un'altra pianta che spesso si associa all'echinacea perché ed è immunostimolante naturalmente, un'altra pianta che si associa all'echinacea, all'alnus, è sicuramente il carpinus. Le gemme del carpino bianco sono dei rimedi eccezionali per tutto quello che è sinusite, quindi va proprio a sciogliere tantissimo tutto il muco che si va a fermare nei segni paranasali che si trovano in questa zona. In questa zona praticamente sono delle piccole conche, passatemi il termine, dove spesso il nostro muco si va a fermare e proliferando. Diciamo, batteri, è proprio quello il motivo per cui poi spesso in queste zone durante la sinusite siamo molto gonfi e c'è molto dolore. Un'altra pianta che mi viene in mente è allora, non so se parlarvi prima del. Sì, facciamo così. Prima abbiamo parlato dei bambini e quindi abbiamo parlato di come anche loro ne risentono durante l'autunno. C'è un gemmo derivato che mi piace un sacco, che è il prugnolo. E non so se avete, io l'ho conosciuto inizialmente perché avevamo degli amici che dal Molise, precisamente da Bagnoli del Trigno, portavano questo liquore buonissimo, quindi nel caso non l'avete assaggiato, assaggiatelo, che era il trignolino, che è fatto proprio con le bacche della Prunus spinosa, che è il gemmo derivato che utilizziamo. È un gemmo derivato che è proprio specifico per la preparazione all'autunno. Ma soprattutto anche per la convalescenza, quindi per i bambini utilizzatelo tranquillamente. Considerate che con i ragazzi, diciamo, dai 12 anni in su, c'è un dosaggio da adulto, ormai sono quelle 30-40 gocce. Con tutti i ragazzi sotto i 10 anni, considerate una goccia per chilo, questo un po' per fare un dosaggio. L'altra pianta, e con questo poi passiamo magari a un altro argomento, se no qua mi sto riempiendo di nomi, è sicuramente l'astragalo. A questa pianta sono particolarmente affezionata perché è una pianta che utilizzo tutti gli inverni. Avendo una patologia autoimmune io non posso utilizzare l'echinacea perché questo nell'ambito, diciamo, fitoterapico deve essere un po' un punto fermo, nel senso, tutte le volte che abbiamo patologie autoimmuni, è sempre meglio evitare tutte le piante che sono immunostimolanti, quindi tutte quelle piante che vanno a stimolare il nostro sistema immunitario. Che faccio però? In una patologia autoimmune, ovvero in una patologia in cui il nostro sistema immunitario sta già facendo un po' i capricci e quindi ha le idee un po' confuse, non sa dove andare, spesso attacca tessuti buoni che a noi ci sarebbero utili. È meglio non stimolarlo poi così tanto questo sistema immunitario e quindi in quel caso sarebbe meglio utilizzare una pianta come l'astragalo che utilizziamo per la sua azione immunomodulante. Quindi l'astragalo va a modulare il nostro sistema immunitario, lo va a calmare, lo va ad ordinare, non, ecco, lo abbraccia, lo armonizza, non lo va a stimolare, quindi non lo fa lavorare ancora di più. Considerate che in medicina cinese l'astragalo viene considerato il tonico del qi. Il qi è l'energia vitale. Quindi, e soprattutto secondo me questa pianta va proprio a toccare un po' i tre punti su cui volevo far luce questa sera. Ovvero, è una pianta tonico adattogena e quindi va a, diciamo, ci aiuta nel primo punto che abbiamo detto, quindi la resistenza allo stress. La seconda ha un'azione prebiotica, quindi è ottima per il benessere intestinale, che era proprio il secondo focus diciamo, della prevenzione.
Terzo è immunomodulante, quindi lavora sulle difese immunitarie. E è per questo che la reputo veramente una pianta straordinaria, lavora bene sugli disturbi respiratori, come vi ho detto, sulle autoimmuni, sulle allergie, è veramente un'ottima pianta. Allora, io vedo un secondo quello che mi state scrivendo qui sotto perché dalla mia schermata non si legge nulla. Allora, e poi continuiamo, magari qualcuno mi sta facendo delle domande. Allora. Sì, Livia, ti preparo l'astragalo. Allora. Buonasera a tutti, naturalmente. Grazie Livia che mi aiuti. Alnus glutinosa. Allora. Grazie Sofia. Bellissima diretta. Allora. Vediamo un po'. L'intestino e il secondo cervello. Sì, Daniela Farroni, veramente dopo vi scrivo magari nei commenti tutte le piante di cui abbiamo parlato, perché altrimenti aspettate, lo posso fare mentre parlo? Vediamo, eh. Allora. Sì, allora ve le scrivo. Al volo abbiamo detto che per lo stress abbiamo la rhodiola, la bacopa e la guadagna. Intanto vi mando queste. Poi, per le difese, abbiamo parlato principalmente di echinacea, il marrubio, amarissimo. Poi abbiamo parlato dell'andrographis. Ogni tanto potrei sbagliare qualche H, non ci fate caso. E del gemmo derivato di Prunus spinosa per i bambini. E dopo continuo, così intanto continuo la diretta, che altrimenti qua mi sa che faccio tardi stasera. Dopo nei commenti vi lascio tutte le altre, diciamo, tutti gli altri nomi scritti per bene. E naturalmente per qualsiasi dubbio anche sull'utilizzo della pianta, mi scrivete tranquillamente e io vi ripeto volentieri tutto. Allora, risistemo qui la schermata che è il mio computer. Ecco qua, fai capricci. Allora, sicuramente abbiamo l'ultimo quarto d'ora, quindi cerco di essere breve. Allora, fino adesso abbiamo parlato delle varie piante, vi ho spiegato più o meno cosa sono i gemmoderivati, considerate che alcune piante si prenderanno in gocce, alcune si prenderanno in estratto secco, quindi in compresse, e poi vedremo, magari ecco, quando vi lascio il commento vi scrivo anche magari qual è l'estrazione migliore per quella pianta, perché poi a livello chimico, non possiamo estrarre tutte le piante nello stesso modo. Le piante sono diciamo, sono proprio l'insieme di sostanze attive che noi in fitoterapia chiamiamo principi attivi, fitoderivati, che a seconda della loro composizione chimica devono essere estratti in modi diversi. E quindi non so, per esempio, ma l'esempio più banale che mi viene è la rosa canina, la utilizziamo per il suo contenuto di vitamina C. Mi sta bene che facciate una tisana di rosa canina, sappiate però che l'apporto di vitamina C naturalmente sarà notevolmente più basso. Perché? Perché a livello chimico la vitamina C è una vitamina termosolubile, quindi vuol dire che il calore diciamo, la rovina, passatemi il termine, facilmente, quindi la rende molto meno biodisponibile. E quindi questo è semplicemente un esempio per farvi capire come non tutti i rimedi possono essere estratti nello stesso modo, ma c'è una sostanza che già gli egiziani, gli arabi utilizzano e adesso la medicina ayurvedica ancora utilizza, che serve proprio a fare questo che vi ho appena detto, quindi a rendere le piante più biodisponibili. Biodisponibili, vuol dire,
come ve lo spiego? Biodisponibile, allora, la biodisponibilità di una pianta è quanto quella pianta riuscirà ad essere attiva all'interno del mio organismo. Ok? Quindi vi faccio l'esempio: tanto stavamo in tema vitamina C. Mi mangio le arance tutti i giorni perché contengono tanta vitamina C, e so però che quando mangio l'arancia, magari mi faccio la spremuta, ma invece quando mangio l'arancia a pezzi è meglio che io non tolga tutta la parte bianca dell'arancia, perché la parte bianca dell'arancia contiene la rutina, che è una sostanza che mi fa assimilare meglio la vitamina C, quindi renderà la vitamina C più biodisponibile. Però quello che vi stavo per dire prima è che c'è una sostanza in particolare che fa questo a livello naturale, è il miele. In questa stagione utilizzeremo tantissimo i prodotti dell'alveare. Non so se siete a conoscenza del fatto che in Egitto, per esempio, l'apicoltura era già molto utilizzata, il miele veniva visto come l'oro e soprattutto era l'unico dolcificante noto in passato, la cera veniva utilizzata per fare le candele, che venivano vista come la luce sacra, e le api, pensate, che venivano considerate i messaggeri degli dèi. Considerate che i babilonesi utilizzano la stessa parola, cioè utilizzavano la stessa parola per indicare divinità e ape, e la parola era Dabar. Quindi pensate quanto le api e tutti i prodotti dell'alveare fossero già importanti nel passato. Iniziò a conoscerle le api principalmente Aristotele nel 300 a.C., quando iniziò a notare qual era la loro organizzazione societaria, e quindi diceva: ah, cavolo, sono api. Guarda come creano l'alveare. Non so se avete mai visto la foto di un alveare, è una perfezione, quasi che neanche in laboratorio si riesce a creare diciamo, si riescono a creare delle forme geometriche così. E una cosa che mi ha molto affascinato è il fatto che tutte le api nascano geneticamente identiche, quindi tutte hanno lo stesso patrimonio genetico e tutte potenzialmente possono essere tutto. A seconda di come vengono alimentate, hanno diverse funzionalità. Quindi, ad esempio, l'ape regina è l'unica che può depositare uova, riesce a depositare fino a 2000 uova al giorno e viene alimentata esclusivamente con pappa reale. I maschi, che invece devono resistere bene al volo, vengono alimentati inizialmente con pappa reale e poi passano al miele e al polline. Quindi capite bene come questi animali siano veramente di un'importanza incredibile nella nostra tradizione erboristica, ma soprattutto per la natura in generale. Diciamo che quando si guarda un alveare si ha proprio in mente un'equipe, quindi come e si ha, hanno notato, si sono chiesti come le api comunicassero tra loro, e hanno visto che utilizzano i feromoni. Praticamente sono queste sostanze volatili che loro rilasciano nel momento in cui sono in vicinanza di un'altra ape, e si comunicano esattamente tutto quello che vogliono, ovvero se c'è una migliore fioritura magari da quelle parti, se invece c'è un pericolo che sta per arrivare, oppure se semplicemente c'è un'ape che vuole bloccare vuole inibire l'azione di un'altra ape, lo fa, sa anche quell'azione la fa con i feromoni. Naturalmente, appunto, non posso continuare così tanto a parlare dell'importanza delle api, però pensate semplicemente al fatto che un cucchiaino di polline, che è uno dei rimedi che noi utilizziamo per le difese immunitarie, come tonico per i bambini quando sono molto inappetenti, l'ape, per fare un cucchiaino di polline ci mette esattamente 8 ore di lavoro. Quindi mi raccomando, facciamo attenzione a queste api, assolutamente. Il miele, tutto questo ho iniziato a parlarvi delle api, a cui tengo in particolar modo, perché il miele, vi dicevo, veniva utilizzato tantissimo già nei tempi antichi come veicolo e per rendere più di biodisponibili le piante. Quindi, per esempio, nella medicina ayurvedica noteremo spesso che le piante venivano messe già nei mieli, nelle misture, per rendere la pianta più biodisponibile, quindi quello che dicevamo prima, più attiva. Oppure, per esempio, dal sapere arabo e da quello persiano,
Conosciamo i melliti. I melliti sono delle macerazioni delle piante nel miele. Non so, voglio un miele per il mal di gola, per la gola arrossata. Mi faccio un mellito alla rosa. Quindi mi prendo sia tutte le proprietà del miele, quindi antibatterico, lavora bene sull'intestino, e allo stesso tempo mi prendo anche tutta l'azione della rosa, quindi lenitiva e emolliente. Questo lo possiamo fare con tantissime piante. E veramente si ottengono dei prodotti ottimi. Poi avete visto come il miele viene differenziato in miele monoflora e miele multiflora. Nel monoflora vuol dire semplicemente, non so, è il miele di eucalipto oppure il miele di castagno. Nel multiflora la maggior parte delle volte si utilizzano, diciamo, sono mieli di fiori di campo. È composto principalmente da zucchero, da acqua. L'80% però è zucchero e da tantissimi enzimi, ha un'ottima azione antiossidante, anche se un rimedio di cui volevo parlarvi tanto agli ultimi minuti è sicuramente la propoli. Uno dei tanti compiti delle api bottinatrici è la raccolta di resine, che prelevano da gemme e da cortecce di abeti, di olme, di betulle, che fanno la elaborano e producono la propoli. È una sostanza resinosa di colore bruno, è un antibiotico naturale fortissimo, ma il lato buono è che nonostante sia così potente, va comunque a preservare tutta la mucosa della gola. E pensate che negli alveari la utilizzano per sigillare tutte le celle e come antibatterico, diciamo, per mummificare gli ospiti inattesi e come azione proprio appunto antisettica di tutto l'alveare. Io chiudo, diciamo, gli ultimi minuti li dedico, poi magari ecco, sui prodotti dell'alveare ci torniamo se volete perché sono veramente affascinanti. Vorrei chiudere semplicemente nel darvi qualche consiglio. Naturalmente non esiste una dieta anti-influenza, assolutamente no, però ci sono dei consigli, dei comportamenti che possiamo adottare in questo cambio stagione. E sicuramente nei bimbi potreste utilizzare, come vi ho detto prima, sia il gemmo derivato di Prunus spinosa, ma anche preparare un piccolo massaggio aromatico, un po' come si utilizzava un po' di anni fa, e quindi fare un massaggio ai piedi mettendo degli oli terapeutici sui piedi. E quindi non so, per esempio, prendere un 50 ml di olio di mandorla, metterci qualche goccia di olio essenziale come di ravinsara o di timo, massaggiarlo su tutto il piede, mettere dei, scusatemi, dei calzini di lana e poi far mettere i bimbi a letto. Questo è un ottimo rimedio sia come prevenzione, quindi magari farlo ogni tanto, magari può diventare anche un gioco, ma anche come, diciamo, come trattamento nel momento in cui le affezioni respiratorie sono già in atto. Inoltre, sicuramente vi consiglio, ma questo è ormai straconosciuto, come consiglio, ovvero quello di mangiare frutta e verdura di stagione, vi sconsiglio, avendo studiato un po' la medicina cinese, di utilizzare tantissimi, di bere latte quotidianamente, di mangiare molti latticini perché la loro natura è già, oppure di utilizzare verdure crude durante questa stagione perché la loro natura è già molto fredda, c'è già tanta acqua e quello che sta facendo il nostro organismo in questa stagione è proprio quella di tirare fuori diciamo, tutta l'acqua in eccesso, che è un po' l'umidità che noi prendiamo dall'esterno. Utilizzate l'aglio, utilizzate la cipolla in cucina perché contengono delle sostanze a base di zolfo che i nostri polmoni lavorano facilitando così la fuoriuscita di muco in eccesso. Quindi utilizzateli tantissimo nell'alimentazione. Naturalmente gli yogurt, essendo fermentati, escono un po' dall'ambiente latte e latticini. Potete prediligere magari degli alimenti piccanti come lo zenzero, il peperoncino, senza esagerare, ma essendo delle spezie, la cannella, essendo delle spezie scaldanti, in questa stagione ci sono tanto, tanto, tanto utili. Della vitamina C ne abbiamo già parlato, e sicuramente una delle tisane
che vi consiglierei in questo periodo è una tisana che ci deve scaldare e non dobbiamo pensare allo scaldare come un mi scaldo il corpo e quindi poi ho caldo. No, è proprio andare a scaldare gli organi, quindi andarli a tranquillizzare del fatto che anche se fuori c'è una temperatura completamente diversa, diciamo, il nostro corpo in realtà è protetto. Considerate che tutti gli organi nella medicina cinese quando sono diciamo caldi al punto giusto, sono organi che funzionano bene, quindi il nostro stomaco deve andare a digerire, serve calore gastrico, senza andare a esagerare perché poi ci sono anche patologie invece dovute al calore degli organi. Una tisana che potreste utilizzare, per esempio, può essere una tisana a base di melissa, di verbena, anice, finocchio, zenzero, cannella, sono tutte piante sia buone di sapore e che potete anche dolcificare nel caso in cui non siete ancora abituati al sapore delle piante con un po' di miele. Un'altra tisana che io utilizzo spesso perché giro per Roma sempre col motorino, quindi spesso soffro di sinusite, e anche se negli ultimi anni ho migliorato con tutta la prevenzione stagionale, farsi preparare dal proprio erborista di fiducia, una tisana a base di elecriso, boldo ed eucalipto. Questa è una ricetta di un erborista che presi qualche anno fa e che possiamo utilizzare sia per fare i suffumigi, quindi proprio faccio riscaldare l'acqua in una pentola, porto ad ebollizione l'acqua, aggiungo qualche manciata della tisana e metto anche una punta di bicarbonato così che il vapore sia un po' più diciamo un po' di più, mi metto con un asciugamano e anche 2 volte al giorno, mattina e sera, la respiro. La stessa tisana posso tranquillamente berla anche, e questa vi consiglio di metterci del miele perché sia il boldo che l'eucalipto non è che abbiano proprio questo gran sapore. E quindi ecco, noi siamo arrivati più o meno alla fine del nostro tempo. Volevo parlarvi di tantissime altre cose, ma tanto poi ci vedremo una volta al mese. E quindi magari vedremo anche, volevo anche parlare un po' dell'aromaterapia, di quali oli essenziali potevano esserci utili in questa stagione. Utilizzate principalmente lavanda, ylang ylang, arancio per quando vi sentite tanto stressati, metteteli nel bagnoschiuma, in un olio per il viso, oppure utilizzate il rosmarino, il pino e il limone invece quando vi sentite tanto stanchi. E quindi è tutto qui. Spero di essere stata il più chiara possibile. La prossima volta riuscirò a collegarmi in orario. Lascio lo spazio naturalmente alla prossima diretta e nel frattempo cerco di rispondervi a tutti i commenti. Naturalmente vi ripeto quello che ho detto all'inizio, se avete degli argomenti chiedetemeli volentieri e se volete scrivetemi in privato così che posso darvi tutte le spiegazioni possibili. Io vi ringrazio tantissimo di essere stati qui, spero che la prossima volta riesca anche a lasciare uno spazio proprio a tutte le domande, così che me le fate in diretta e io posso rispondervi subito. E vi auguro una buona serata e grazie mille, grazie ancora a tutti per l'occasione che mi state dando. Vi auguro una buona settimana.